Bene, benvenuti a tutti. Io sono Andrea Vicchio, faccio il giornalista e in questo caso farò un po' il vigile urbano. Cercherò di dirigere il traffico degli interventi e mi auguro anche degli interventi che arriveranno dalla sala. Ringrazio subito chi ci ospita, cioè il Comune di Torino e la provincia, la regione, la Camera di Commercio, che hanno contribuito e dato sostegno a questa serata dedicata a una figura molto particolare, forse da scoprire al di là dei presenti che con curiosità si sono avvicinati a noi questa sera. Ada Lovelace, che era una donna, la cosa che più mi ha sempre colpito di questa figura è che è diventata matematica come antidoto alla poesia, quindi scappando dalla poesia la mamma l'ha in qualche modo spinta alla matematica. Molto probabilmente le due cose sono convissute in Ada e anche altri grandi artisti, anche perché questa divisione un po' netta che in Italia è, ci portiamo dietro tra sapere o cultura umanistica e sapere cultura tecnica e scientifica, in passato ha fatto qualche guaio, ancora ce lo stiamo portando avanti, ma ormai l'Europa ci chiede di abbattere ogni tipo di barriere e pensare al rapporto tra scienza e società, coinvolgendo gli amministratori, il grande mondo della scienza e della tecnologia e ovviamente i cittadini, perché se vogliamo avere queste famose smart city che in qualche modo ci permetteranno di affrontare il futuro, bisogna partire dagli smart citizen, perché sennò arrivano le ennesime calate, progetti calati dall'alto. Quindi questo è uno di questi appuntamenti dove diversi esponenti della società civile, del mondo della scienza, della tecnologia e chiaramente anche delle istituzioni possono raccontarsi pezzi di storia e vedere di combaciare nella strada che ci porta a un futuro più comodo, migliore, perché chiaramente questo è l'animo di tutti quanti. Io do subito, la serata sarà abbastanza variegata, avremo appunto tre interventi diciamo, tecnici o comunque che ci racconteranno alcune elementi importanti per cercare di vivere meglio, un intervento più storico che metterà appunto in contatto sia la figura di Ada che la figura di Charles Babbage e poi invece la presentazione di un concorso, di un contest dedicato in particolar modo alle donne. Chiedo subito all'assessore Ida Curti di affiancarmi un attimo per il saluto e ancora grazie per averci ospitato. No, grazie a voi, intanto colgo l'occasione per darvi il benvenuto, ringrazio Fosca Nomis che è qua, che ci ha raggiunto, che mi ha chiesto di essere qua. Io sono assessore di una serie di cose, comprese le pari opportunità, e quindi insomma mi sento assolutamente, non solo sono a casa, ma anche questa è un'occasione in cui mi sento a casa. Due sole notazioni, perché appartengo a quella generazione, a una generazione che non si è mai neanche chiesta il perché le donne non debbano avere successi in campo scientifico, medico, matematico, ingegneristico. Devo alle generazioni precedenti il fatto che semplicemente si entra. Io stessa ho una storia particolare, sono laureata in filosofia con una tesi in filosofia della scienza, mi sono specializzata in filosofia della scienza, sono a Torino perché poco dopo la mia laurea ho vinto un concorso su 100 partecipanti, siamo state 20 donne a vincere, 15 donne a vincere il concorso al CSI Piemonte, Consorzio Informatico, un concorso per laureati umanistici che sviluppassero progetti informatici. Non avevo mai visto un computer alla fine degli anni 80 e quindi non era neanche così dentro la nostra vita, però rilevo soltanto che su 100 partecipanti fummo appunto una quindicina, le prime classificate erano tutte donne, tutte laureate in lettere, filosofia e in materie umanistiche, a dimostrazione del fatto che, e poi ce ne siamo anche andate tutte però, però insomma, per un anno ho programmato e ho sviluppato programmi, quindi insomma sono entrata nel mondo della tecnologia e dell'informatica allora. A dimostrazione del fatto appunto che è tipicamente italiana la separazione del sapere
umanistico gentiliano, la separazione del sapere umanistico e scientifico, quando invece, diciamo, almeno fino alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, i grandi matematici sono stati grandi filosofi, insomma c'è sempre stata, e soprattutto in altre culture, la commistione tra l'approccio filosofico umanistico e quello scientifico e tecnico è assolutamente, cioè, fa parte, diciamo, dell'ambito del sapere nel quale poi si sviluppano tecniche, specializzazioni e professioni. Quindi vi rubo pochissimo tempo, vi do il benvenuto, sono lieta di avervi qua, penso che possa essere un'interessante serata e credo anche che occasioni come queste dentro al Palazzo Comunale siano significative. Palazzo Comunale è un palazzo dove si prendono le decisioni, dove si decide, si governa la città, ma poter ospitare anche situazioni come queste, che invece hanno a che fare con la cultura, con la competenza, con la capacità di mettere in relazione saperi, sia importante. In questo ringrazio, devo dire, Fosca, perché è stata lei, diciamo, a lavorare affinché Sala Colonne fosse disponibile per la serata. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Professore Dogudi, fortunatamente una presenza anche di una pattuglia nutrita e sempre più allargata di donne che riescono ad abitare il Palazzo Comunale, dando un contributo fondamentale alle decisioni del governo della città. Chiamo accanto a me Elia Bellussi, che è il presidente dell'Associazione Culturale Museo Piemontese dell'Informatica, che ha promosso ed ha organizzato con un grande spirito di volontariato, perché siete un gruppo di appassionati generosi, perché a volte la passione è anche una cosa che uno si tiene un po' troppo per sé, mentre conosco Elia da alcuni anni, in lui e negli altri soci che hanno sempre animato le varie attività, che continuano a fare anche la ordinaria amministrazione dell'associazione, c'è passione e voglia di condividerla. Cosa ci racconti, cosa ci aspetta di questa serata? Prima di tutto ringrazio tutti quanti di essere qui e di aver avuto la possibilità di avere una seconda serata, che questa qui è la seconda serata che organizziamo dedicata ad ADA, il secondo anno. E devo dire che siamo assolutamente orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo con l'associazione, perché riuscire ad organizzare, ovviamente anche grazie a Fosca, un evento nuovamente nella Sala delle Colonne è motivo di orgoglio per tutti noi dell'associazione. Volevo soltanto brevemente raccontarvi un attimino quello che è l'associazione, ovvero un gruppo di appassionati che si dedicano alla storia dell'informatica, al recupero della storia dell'informatica, di pezzi che sono un ricordo dal punto di vista delle persone che ci hanno lavorato sopra, ma anche la via che ci ha portati a quello che siamo oggi, perché l'informatica è ovviamente all'interno di tutto quello che adesso facciamo, che oggi facciamo. Vediamo i bambini che usano i cellulari tranquillamente, quelli sono computer effettivamente. Quindi vogliamo anche far capire che cosa è dietro a tutto questo, come si è arrivati qui. Diciamo che i nostri volontari hanno assolutamente una gran voglia di fare, e questo è appunto un esempio di quello che l'associazione sta facendo. Adesso stiamo cercando ovviamente di riuscire ad entrare in un ambiente più istituzionale, perché come associazione siamo ovviamente limitati, ma stiamo lavorando anche per poter riuscire poi ad ottenere una sede espositiva.